persone e come intende aiutarli, visto che in tanti hanno il foglio di via dalla Francia, insomma sono situazioni diverse, ma come intende aiutarli? Intanto verificando le situazioni personali, tantissimi di loro, io credo la maggior parte, se non tutti loro, vengono da paesi in guerra o comunque paesi dove evidentemente rischiano delle persecuzioni, quindi sono tutti potenzialmente richiedenti asilo. Le nazionalità che sappiamo sono Eritrea, Afghanistan, Sudan, Somalia, eccetera, quindi tutti assolutamente potenziali richiedenti asilo. Si tratta di fare, immagino, un'informativa intanto, quindi poter spiegare a queste persone quali sono i loro diritti, anche i loro doveri evidentemente, ma soprattutto in questo caso insomma la possibilità di chiedere asilo nel nostro paese, il fatto che purtroppo c'è il regolamento Dublino e quindi non sta a loro scegliere il paese certo. Dove devono andare, oppure sì, ma con dei limiti legati ai vari ricongiungimenti eccetera, quindi spiegare questo sistema che è intricatissimo per noi italiani, figuriamoci per loro, poi verificare le situazioni diverse, ci sono tantissimi minori non accompagnati, quindi bambini o comunque minorenni soli, senza nessun familiare. E per loro c'è tutta una posizione giuridica completamente differente, vanno aperte le tutele, collocati in luoghi sicuri, eccetera, certo. Eccetera. E quindi si tratta di verificare questo, poi vedere appunto se hanno avuto fogli di via dalla Francia, a me non risulta tanto. No, noi abbiamo visti e l'abbiamo tradotti. Riammissioni dalla Francia. No, noi abbiamo visto proprio i fogli di via. E vedremo anche quelle, io ad oggi ero arrivata fino a... e tantissimi invece espulsioni. Oppure sì, respingimenti sì. Differiti dall'Italia, che sono due procedure anche quelle diverse certo. Per complicare ulteriormente tutto, e quindi anche su quello bisogna appunto spiegare che tipi di procedure si possono fare, spiegargli tutta la questione delle identificazioni, credo che la maggior parte di loro sia già stata identificata. La maggior parte al momento dell'arrivo, quasi tutti tranne quelli forse la settimana scorsa, perché la settimana scorsa sono arrivate migliaia di persone, quindi diciamo la procedura di identificazione ha subito ovviamente degli intoppi, sono stati identificati nel momento in cui vengono portati poi certo. In questura qua vengono nuovamente identificati e quindi si tratta di spiegare queste procedure e si tratta soprattutto noi di capire come possiamo fare per aiutarli e insieme aiutare la cittadinanza, perché le cose vanno di pari passo. Io credo che a Ventimiglia si possa fare un esperimento veramente, che possa diventare un laboratorio di pace, perché qua si stanno verificando delle cose che io non ho visto raramente negli altri territori, insomma. Le associazioni che stanno in rete tra di loro, con anime diverse, ma col fine ultimo della tutela della cittadinanza e dei profughi.